Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Mi vedete in una scenografia un po' particolare perché quella di stasera sarà una puntata particolare. Parleremo di un evento che sarà tra i più importanti di questo 2023 che è appena iniziato e che soltanto apparentemente è un evento sportivo, perché si tratta invece di una manifestazione che è nella storia di una città, è nella storia della nostra regione, è nella storia anche di una disciplina in particolare a livello internazionale. Ma i 50 anni della Coppa Interamnia, quello di cui parleremo stasera, rappresentano qualcosa in più, ecco perché non c'è un contesto soltanto sportivo. Naturalmente seguiremo le gare quando si terranno, dal 4 luglio in poi di questa estate, ma soprattutto parleremo del significato che questa manifestazione ha assunto in questi 50 anni di storia e che assume proprio in questo momento così particolare della nostra vita, che da un lato torna alla normalità, e la stessa Coppa Interamnia torna alla normalità dopo due anni di situazione determinata dal Covid, che ne ha compromesso la piena operatività sul fronte delle gare, ma anche della semplice mobilità dei tanti giovani che raggiungono Teramo per questo evento da tutto il mondo, e poi anche perché siamo in tempi di guerra. E il messaggio che parte dalla Coppa Interamnia è stato sempre un messaggio che a volte ha anche influito sulla conoscenza reciproca di tanti ragazzi, sulla formazione non soltanto sportiva ma anche umana delle nuove generazioni, e soprattutto c'è l'ambizione che da Teramo parta un messaggio quest'anno ancora più significativo da questo punto di vista. Ecco perché noi siamo partiti lunghi per il cinquantennale, perché l'evento ci sarà a luglio, ma sono partiti lungo, come si dice, con un sguardo nel futuro, gli organizzatori della 50esima edizione, che non sarà un'edizione come tutte le altre, per le ragioni che ho già detto e tante altre che ne ascolteremo questa sera. Cosa rappresenta la Coppa Interamnia, cosa ha rappresentato per la città di Teramo e per la nostra regione, oltre che per il movimento della pallamano, lo scopriremo insieme in questa ora di trasmissione. Lo faremo insieme ai nostri ospiti che sono negli studi di Rete 8, che saluto e ringrazio, a partire dal presidente del comitato organizzatore della 50esima edizione, l'avvocato Carlo Antonetti. Buonasera, avvocato. Buonasera. Insomma, un uomo che lo sport e la città di Teramo conoscono molto bene, perché ha regalato pagine di livelli altissimi nella pallacanestro, ma è soltanto uno dei campi in cui l'avvocato Antonetti è persona nota e stimata e presiede degnamente questo comitato. Insieme a lui la storia della Coppa Interamnia per Luigi Montauti, patron dell'associazione Interamnia World Cup. Che cosa dire di Montauti? Insomma, è lui la Coppa Interamnia, quindi non dobbiamo aggiungere altro. Al suo fianco la consigliera federale della Federazione Italiana del Gioco Handball, che Lucia Verticelli. Buonasera. Che rappresenta il territorio ma rappresenta anche la federazione a livello nazionale, quindi è la persona che dovrà più lavorare, io suppongo, per mettere a punto i vari aspetti dell'organizzazione dell'evento, quelli sportivi ma non soltanto, e ci darà appunto del livello anche nazionale che riveste questa manifestazione. Al suo fianco un atleta anche egli molto rappresentativo del mondo della pallamano non soltanto abruzzese, Angelo Limoncelli. Buonasera. Buonasera a lei. Che fa parte del comitato del cinquantennale, e c'è il sindaco di Teramo, che io ringrazio e saluto, Gianguido D'Alberto, per essere presente nei nostri studi, impegnato in tanti eventi che lo coinvolgono anche nella veste di presidente regionale dell'ANCI, quindi siamo particolarmente soddisfatti della sua presenza nei nostri studi, che abbia potuto ricavare, e ci lascerà anche un po' prima, una parte della sua giornata proprio per significare in un contesto regionale come quello che Rete 8 raggiunge cosa rappresenta questa manifestazione per la città. Anzi, glielo chiedo subito, perché D'Alberto, Coppa Interamnia che torna intanto alla normalità in una città che ha vissuto due anni durissimi, così come tutto il nostro paese, come tutto il mondo per la pandemia, e soprattutto due anni nei quali è mancata questa spinta di energia
perché non è soltanto quella che si va a leggere dal punto di vista agonistico nell'impegno sportivo dei ragazzi, nelle decine di campi che vengono allestiti in una città che diventa un teatro di una piccola Olimpiade, ma è mancata quell'energia dei giovani. Sembrava 2 anni fa che fosse davvero finita una fase anche del nostro modo di pensare, del nostro modo di rapportarci nella prossimità degli altri. Mancavano quelle mani intrecciate che poi sono anche il simbolo della Coppa Interamnia. Sindaco, si riparte. Sì, si riparte ed è il messaggio più importante di questo anno. Intanto vi ringrazio per l'organizzazione di una trasmissione dedicata alla Coppa, perché come giustamente ricordava lei, la Coppa ha una prospettiva, una dimensione che va oltre i confini della nostra città, ma partendo proprio dalla nostra città. La Coppa è la storia di Teramo, la Coppa è una istituzione della nostra città, quindi come giustamente si diceva prima va ben oltre l'evento in sé, va oltre l'evento sportivo che comunque resta il valore fondante e fondamentale della Coppa, ma ha una portata straordinaria, una portata che in questi anni, come giustamente si ricordava, assume un valore ulteriormente importante, ulteriormente significativo, un messaggio di pace di cui abbiamo bisogno tutti e che da Teramo quest'anno partirà con grande forza. Ci è mancata tantissimo. Io da sindaco di questo mandato sono stato sfortunato in questo senso, ho vissuto solo i primi 2 anni, il 2018 e il 2019, ma siamo riusciti con Gigi Montauti, che ringrazio, come ringrazio l'avvocato Antonetti, presidente del comitato organizzatore, a garantire continuità comunque alla Coppa, che ha vissuto delle edizioni ovviamente ridotte, diverse, che hanno però mantenuto questo legame forte, simbiotico, con la città di Teramo. La Coppa Interamnia consente a Teramo di essere conosciuta fortemente non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale. Ecco perché è un valore su cui dobbiamo investire quest'anno per il cinquantennale, ma garantendo, partendo ovviamente dalla storia e dal passato e anche facendo tesoro delle cose che sono andate meno nel corso degli ultimi anni, proiettandola attraverso questa nuova energia che quest'anno metteremo in campo verso il futuro, cercando appunto di supportare come istituzioni il comitato organizzatore che si è messo in moto per tempo già lo scorso anno con Carlo e tutti coloro che stanno supportando Gigi Montauti, con la federazione rappresentata Lucia Verticelli, con Angelo, con tutti coloro che vogliono bene alla Coppa, e voler bene alla Coppa significa voler bene alla città. Le istituzioni devono supportare sotto l'aspetto delle risorse economico-finanziarie e con la Regione Abruzzo c'è già stata una risposta importante, devo dire anche trasversale, c'è stata una spinta che ovviamente ha visto tutte le parti politiche sostenere l'iniziativa che è stata messa in campo, il Comune di Teramo che ovviamente sarà guida e coordinamento di questo percorso sotto l'aspetto istituzionale ha già impegnato risorse significative delle quali abbiamo parlato, e poi l'aspetto organizzativo che è fondamentale per una riuscita della Coppa che sia dignitosa dell'alto valore che essa rappresenta. Grazie Sindaco. Allora, Carlo Antonetti, dicevo, una partenza con la prospettiva del lungo, siete partiti l'anno scorso, diceva il Sindaco, con il Comitato, poi c'è stato un passaggio importante che vorrei sottolineare che riguarda la Regione, perché c'è stato anche un provvedimento legislativo che ha dato anche delle certezze al vostro lavoro dal punto di vista del sostegno, quindi rappresentanti della Regione che si sono battuti per questo cinquantennale, e poi una serie di incontri già avete avuto ad altissimi livelli per spiegare che cosa accadrà a Teramo in quei giorni, dal 4 al 15 luglio. Avete visto il ministro Abodi, il neo ministro Abodi, avete avuto contatti dicevo, con ovviamente i livelli sportivi e anche i livelli politici. Insomma, non si può improvvisare, perché i 50 anni sono un impegno, un onore e un onere da portare avanti. Ecco, a che punto siete nel vostro lavoro e soprattutto cosa accadrà in queste settimane, in questi mesi per arrivare a quel giorno? Direttore, innanzitutto grazie per questa trasmissione che è così ben organizzata, e soprattutto le sue parole già sarebbero soddisfattive perché ha ripercorso l'importanza di questa manifestazione. Diciamo che il cinquantennale deve essere ovviamente la celebrazione di una storia
di una manifestazione importante come la Coppa Interamnia, ma soprattutto anche un inizio, un primo dei prossimi 50 anni, si spera, perché parlando con Gigi Montauti, che come ricordava lei è la Coppa Interamnia, quindi è l'inventore, è colui che ha avuto questa geniale intuizione, che poi insieme ai suoi collaboratori è riuscito a portare e a far diventare una manifestazione conosciuta nel mondo, probabilmente il torneo internazionale giovanile più internazionale del mondo, così è stato definito anche sia dalla Federazione Internazionale che dall'UNICEF. Quindi diciamo che quando ci siamo incontrati per capire se si poteva avere così una sinergia tra due mondi diversi, perché ovviamente il mio è un mondo diverso da quello della pallamano, ma che è molto ovviamente legato allo sport e ai valori dello sport, e parlando con Gigi appunto lui mi diceva che c'era questa, che ci sarebbe stata questa importante anniversario del cinquantennale, quindi che si sarebbe potuto veramente realizzare un evento che dava così anche una idea di modernità, di innovazione, di organizzazione, di sistema che un territorio può fare per valorizzare e allargare il campo dell'importanza della Coppa Interamnia, quindi alla provincia, alla regione, ma per farlo diventare un evento nazionale, perché i contenuti della Coppa sono, come ricordava lei, dei contenuti sportivi, e questo, su questo non c'è alcun dubbio, e deve essere, ed è la forza, no, della Coppa Interamnia. L'handball è, ho approfondito nel tempo, il secondo sport più praticato al mondo, e quindi ha una grande tradizione, magari in Italia meno, ma nel mondo è molto molto importante. E quindi dare un'importanza di questo evento, che è sportivo sì, ma soprattutto culturale, con i temi della integrazione, dell'inclusione, della parità di genere, della pace e di tutti gli aspetti culturali che consentono l'incontro di questi mondi, che praticamente quest'anno dovrebbero essere presenti 100 nazioni. Fare questo vuol dire creare un'organizzazione importante, creare uno staff importante e creare relazioni di un certo livello, che devono andare oltre quello che è il nostro territorio. Quindi la regione in primis ha sposato appieno questo cinquantennale con il presidente Marsilio e con l'assessore Quaresimale, in particolare con tutto comunque il Consiglio regionale, dando quindi questo primo elemento sì da un punto di vista economico, ma anche di dignità dell'evento, quindi gli ha dato una grande dignità. Dopodiché abbiamo iniziato un percorso di allargamento della conoscenza della Coppa con il ministro Abodi, con il quale abbiamo avuto un incontro molto proficuo e che ci garantirà ovviamente non solo un discorso di vicinanza alla Coppa, ma di partecipazione attiva del Ministero. Stiamo studiando già delle iniziative in proposito da fare insieme anche con il Ministero dell'Istruzione. Abbiamo incontrato la sottosegretaria Frassinetti. Quindi perché? Perché noi dobbiamo creare un prodotto, e concludo intanto questo mio primo intervento per dare spazio ovviamente agli altri, dobbiamo creare un prodotto, cercare di comunicarlo nel modo migliore e tra virgolette venderlo, perché obiettivamente e naturalmente per fare un evento così importante servono risorse, molte risorse. Abbiamo parlato in settimana anche con il Comune, con l'assessore Filipponi, con l'assessore allo sport Falini, il sindaco era ovviamente al corrente, ci ha convocato lui, e quindi ci ha dato una disponibilità importante per quanto riguarda il budget che il Comune metterà a disposizione nel bilancio di quest'anno, quindi noi siamo pronti e curiosi di vederlo scritto con i numeri, però ecco, è una ulteriore testimonianza che d'altronde il Comune è no, il motore di tutta questa manifestazione, di questo evento, che dovrà coinvolgere anche tutti i comuni della provincia, ovviamente, che devono collaborare per la riuscita migliore di un evento che, ripeto, nella storia ci sono state dichiarazioni importanti. Il Papa ha aperto un Angelus una volta con un saluto alla Coppa Interamnia, è venuto il Presidente Pertini. Quindi insomma ci sono stati l'attuale Presidente del Consiglio, Meloni, quando era assessore ministro dello sport, ha dato un contributo importante a questa cosa. Quindi è un evento che dobbiamo far capire bene anche all'Abruzzo, quindi a Teramo,
Teramo la conosce ovviamente, la Coppa Interamnia, perché è nel suo DNA, però la vogliamo far comprendere meglio e vogliamo promuoverla meglio anche in regione, perché così potremo anche fare una operazione di marketing territoriale che possa essere utile ovviamente per Teramo, per l'Abruzzo e per i nostri cittadini. Ecco, a conferma di quello che stava dicendo, stavano scorrendo dalla regia delle pagine che danno l'idea di ciò che ha rappresentato negli anni questa manifestazione, presenze e le citazioni di Kofi Annan, abbiamo visto Oscar Luigi Scalfaro, abbiamo visto, però abbiamo visto, ecco, quello che diceva Antonetti, il fatto che ci si coinvolga anche un po' in tutto il territorio, perlomeno della provincia, abbiamo visto anche partite di pallamano in riva al mare. Ecco, tutto questo è stato 50 anni di Coppa Interamnia. Montavotti, riguardando questo film, insomma, un po' di commozione da un lato, un po' anche di sollievo nel vedere, insomma, con la pandemia davvero sembrava che questa storia dovesse interrompere invece un grande cammino, come quello che vediamo tra le strade di Teramo del Presidente della Repubblica, che riparte nell'abbraccio di decine, centinaia di giovani che finalmente tornano di nuovo a conoscersi e a farlo, soprattutto in questa città. 50 anni di storia. Come li vuole sintetizzare, ecco, se volesse dire che cosa è l'Interamnia a chi non la conosce? Beh, dunque, io mi commuovo tutte le volte che rivedo le immagini che scorrono, ma mi commuovo anche questa sera quando sento dire dal sindaco di Teramo cose molto belle, ma anche da Carlo Antonetti, dall'avvocato Antonetti, che si è inserito spontaneamente nel nostro mondo e ha già dato un grosso impulso. Quindi, pensando al passato, a tutti i momenti belli e anche meno belli, e pensare che la Coppa avrà una sua continuità e avrà una celebrazione degna, per me è motivo di grande soddisfazione. Quando è nata si poteva pensare di arrivare 50 anni a questo giorno? Assolutamente, è nata per volere di un gruppo di 4 amici, compagni di scuola, che quasi per scherzo facemmo un torneo che durava un giorno con squadre italiane. Dall'anno seguente sono arrivate squadre dalla Svizzera, poi dalla Francia, poi da Taiwan e via di seguito, fin quando la Coppa non ha preso il volo. Ed è cresciuta facendo tante cose belle che in qualche modo vorremmo rievocare in questo cinquantennale. Vorremmo riprendere lo spunto e rilanciare la Coppa alla grande per assicurare, come si diceva poco fa, un buon futuro, anzi un gran futuro. Tra queste tappe ce n'è una, il 1989, quella in cui l'UNICEF, grazie all'Interamnia World Cup, ha conferito alla città di Teramo il titolo di città aperta al mondo. E questo, diciamo, è già un risultato che da solo potrebbe essere sufficiente, ma non lo è, perché ci sono stati dei passaggi molto importanti, come in una Olimpiade è accaduto che a Teramo giocassero sullo stesso campo atleti e atlete di Libano e di Israele, di Cina e Taiwan, di Iraq e Iran, di Jugoslavia e Bosnia, nei momenti in cui queste stesse nazioni erano in conflitto. Ecco, ancora Montavuti, il tema della pace in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, in cui sembra che veramente ci sia una contrapposizione, non parliamo soltanto dell'Ucraina, ma insomma questi venti di guerra ci spaventano, potrebbe trovare in questo cinquantennale anche una qualche sorpresa da questo punto di vista, con partecipazioni inattese che per esempio in sede olimpica sono state messe in discussione e non si sono verificate. Sì. Nell'ultima edizione, ma che, o ai mondiali, insomma, con tutto quello che è successo nelle varie federazioni sportive. Io penso di sì, me lo auguro, ma si sono già create le premesse perché questo avvenga. Infatti sappiamo già che da Mosca c'è una squadra che vorrà partecipare senz'altro al torneo, ma sappiamo anche che c'è il presidente di un club ucraino che è venuto molti anni alla Coppa, che ha già promesso a noi che riuscirà, tenterà di riconvocare le varie atlete che sono un po' sparse per l'Europa, trovare un pullman e venire qui a partecipare al nostro torneo. Bene, questa è sicuramente una notizia su cui io penso il comitato lavorerà molto, lavoreranno molto gli addetti ai lavori e lavorerà sicuramente Lucia Verticelli, perché la Federazione Italiana Handball, che ha già definito insieme a quella internazionale questo torneo con il più importante che si svolga sulla faccia della terra per quanto riguarda
la pallamano giovanile, ecco, in pieno fermento, perché insomma, si tratta, ecco, diciamolo perché probabilmente non c'è la misura anche dell'evento sportivo, quanti campi di pallamano vengono allestiti in una città che diventa diciamo, un mega stadio a cielo aperto per tutti quei 10 giorni? Quanti campi? Ovunque ci sia uno spazio grande, 40 metri per 20, credo. Ecco, quante partite si giocano? Quante squadre vengono? Dipende dalle squadre. Quali sono i numeri? I numeri sono diversi ogni anno. Ovviamente l'organizzazione del torneo, per quanto riguarda l'organizzazione dei calendari, delle squadre, delle partite, gestisce tutto per il suo conto. La federazione in questo senso dà il contributo per gli arbitri, i direttori di gara che vengono messi a disposizione sui vari campi, quindi quello sì. Allora, i numeri generali della manifestazione io li riepilogo anche qui per dare un ordine di grandezza. Nel corso di questi 50 anni hanno raggiunto Teramo per giocare a pallamano 200.000 giovani. 200.000 giovani, alcuni di questi che avevano 50 anni adesso, che avevano 20 anni adesso ne hanno 70. Alcuni torneranno alcuni a giocare. Alcuni torneranno. 152 nazioni tra atleti, tecnici, ma anche arbitri, e 4.000 città del mondo hanno conosciuto Teramo per questo torneo. 20.000 squadre di club, 350 squadre nazionali under 21, oltre 5.000 artisti italiani e stranieri. Insomma, che cosa significa, Limoncelli, per un atleta partecipare alla Coppa Interam, al di là di quella che è la partita del sabato, del fine settimana? Ma io credo che una delle cose più belle che un atleta può fare durante la sua carriera. Diciamo, tutti quanti hanno iniziato con la Coppa, chi più chi meno, anch'io ho avuto la possibilità di conoscere lo sport tramite la Coppa. E infatti non finirò mai di ringraziare Gigi, che mi ha permesso anche poi di girare il mondo, perché con la Coppa noi gli anni, fino a quando avevamo la squadra a Teramo, poi le altre squadre ci riospitavano lì da loro e c'è stata questa possibilità anche per loro. Dunque per un atleta è il massimo, credo. Anche per quello, perché comunque stiamo cercando anche quest'anno di rialzare leggermente anche il livello tecnico del torneo, garantendo anche un torneo under 18 se ci riusciamo a livello europeo, dunque rialzare il livello dello sport, magari fare anche un torneo con le nazionali se ci riusciamo. Stiamo allargando un po' il raggio d'azione, quello che sarà un po' perso negli anni a livello sportivo, però la Coppa, come dicevate anche voi, è anche altro, dunque quest'anno cercheremo di mettere in campo anche altre cose che renderà questo cinquantennale, credo, unico. Allora, io mi fermerei per una prima pausa, poi torneremo in studio perché vorrei capire con il sindaco Gian Guido D'Alberto come la città si farà trovare preparata o meno a questo mese di luglio, a tra poco. Allora, siamo tornati in studio per parlare della 50ª edizione della Coppa Interamnia, oppure del cinquantennale della Coppa Interamnia. In questo caso, nonostante non ci siano state due edizioni, i dati numerici coincidono, perché comunque negli anni scorsi si è fatto qualcosa, ma insomma con tutte le difficoltà legate al Covid. Quindi si può dire che la Coppa Interamnia non si è mai fermata di fatto. Nella sostanza la 50ª dovrà essere l'edizione più bella di sempre, e per questo ci sarà bisogno di una città all'altezza. Lo dico al sindaco Gian Guido Alberto, e peraltro insomma, non so se personalmente, ma io penso ci siano buone probabilità, parteciperà ad una campagna elettorale che investirà nei mesi precedenti, quindi chiunque sia il sindaco nel mese di luglio, ci vorranno strutture, infrastrutture, servizi, soprattutto servizi all'altezza di questo afflusso di persone. Ecco, la città è pronta, quali sono le sue e le vostre preoccupazioni, quelle anche giuste, perché impongono un lavoro e un'accelerazione in queste settimane, sindaco? Sì, intanto questo passaggio mi consente proprio di fare questa riflessione dalla quale siamo partiti. Abbiamo fin da subito detto: tiriamo fuori la Coppa per il suo valore, la sua importanza dalla tornata elettorale, quindi deve essere preservata, messa in sicurezza e deve assolutamente essere organizzata e strutturata a prescindere dal fatto che questo è l'anno elettorale. E questo è un valore molto importante, proprio perché fa capire come
la Coppa ha un valore istituzionale enorme, che va al di là, insomma, del governo politico di un determinato momento. La città si sta preparando con un'attesa forte, perché vedi, i 3 anni che purtroppo non abbiamo potuto vivere nella normalità, quindi nella Coppa che ha riempito di sorrisi, di festa, di pace, di divertimento, ma soprattutto del messaggio culturale, le nostre vie, i nostri campi, i nostri spazi, le nostre scuole. Le scuole svolgono un ruolo fondamentale che non deve essere quest'anno, questo è un aspetto molto importante, ma con Carlo ne abbiamo già parlato fin dal primo giorno, semplicemente logistico, recettivo, ma deve essere interattivo. Le scuole devono essere protagoniste proprio della Coppa, anche e soprattutto per amplificare il messaggio, appunto, culturale che è sotteso oltre quello sportivo, e che poi è sintetizzato da questo riconoscimento che è già di per sé stesso un valore straordinario di città aperta al mondo, riconosciuto appunto dall'UNICEF a Teramo, come prima ricordavi. Quindi c'è una grandissima attesa. Tra l'altro la Coppa verrà inserita all'interno, insomma, del contenitore Teramo Natura Indomita, che è un contenitore che in questi anni ha caratterizzato proprio l'estate teramana, rispetto alla quale la Coppa torna ad essere centrale, fondamentale momento di vitalità, e che sarà accompagnata dal punto di vista sportivo anche da tanti eventi che la prepareranno. Il primo, uno su tutti, il Giro d'Italia, che a maggio vedrà appunto la grande partenza dopo la cronoprologo della Costa dei Trabocchi proprio a Teramo. Ecco perché l'attesa della Coppa è un'attesa che dovrà essere legata, e di questo abbiamo già parlato, anche e soprattutto ad una serie di iniziative e di eventi preparatori. La Coppa non deve essere limitata solo ed esclusivamente alla settimana, ovviamente, del torneo, ma deve vivere tutto l'anno. Quindi questo è l'impegno della città e delle istituzioni, proprio per fare in modo che sia proprio connaturata alla vita quotidiana della città, coinvolga tutti gli attori istituzionali, le scuole in primis, il mondo dell'impresa, tutte le associazioni, tutti gli attori, come diceva prima l'avvocato Antonetti Carlo, un sistema di rete che faccia sentire tutti parte di un progetto che costituisce non un costo, perché evitiamo e usciamo dalla logica, insomma, dei costi e dell'onere finanziario dell'organizzazione della Coppa, ma è un investimento straordinario. È un investimento che deve fare poi di Teramo un riferimento come città capoluogo di provincia di un territorio di area vasta e anche competitivo nell'ambito regionale. Sulle difficoltà e sulle criticità, lo ricordava anche prima Gigi Montauti, che è sempre stato in prima linea assolutamente nel fronteggiare insieme a tutte le amministrazioni che si sono succedute le problematiche. Pensa che il primo atto da sindaco che ho firmato nel 2018 è stato l'atto di requisizione delle scuole pochi giorni dopo le elezioni. Ecco perché il fatto che si sia partiti prima, per tempo... Sindaco, però io aggiungo un altro tema, sì, che non vorrei rimanesse marginale, perché non dimentichiamo che Teramo è una città che ha subito un terremoto, quindi c'è anche, oltre al significato di ripresa, di rinascita della vita del terremoto, anche un tema di funzionalità della città rispetto all'accoglienza di una massa di persone così elevata. Ecco, ma Teramo è pronta da questo punto di vista? Sarà pronta su ricettività, su servizi? Teramo è pronta sulle scuole, che in questi anni hanno svolto un ruolo fondamentale sotto l'aspetto ricettività. Ho già avuto modo di confrontarmi informalmente con i dirigenti scolastici, ma lo faremo anche insieme al comitato organizzatore, oltre che all'allargamento di tutte le strutture ricettive. Quindi tutte le potenzialità dovranno essere sfruttate, e il fatto che si sia partito per tempo ci consentirà di andare in questa direzione, oltre che ovviamente di allargare, lo si diceva prima, a tutto il territorio provinciale, anche ovviamente il supporto logistico. Teramo esce da un terremoto e quindi ha problemi di spazio. Spazi che in questo momento stanno recuperando la loro funzionalità, ma in questo percorso di rinascita che è stato avviato con i finanziamenti, ovviamente la Coppa Interamnia deve costituire, di questo c'è piena consapevolezza, il lavoro di questi mesi va in questa direzione, rappresenta appunto un punto di forza di un rilancio che attualmente è in corso. Grazie a Gianguido D'Alberto, io so che ci deve lasciare tra poco, quindi insomma io lo ringrazio particolarmente per aver voluto partecipare a questa trasmissione in presenza, e quindi credo che sia una cosa che dà valore anche al lavoro degli organizzatori, i quali
torniamo all'avvocato Antonetti per parlare appunto dei tanti significati che la Coppa Interamnia assume. Sono già partiti con il primo, credo che la campagna di comunicazione sarà molto articolata, sarà anche scaglionata per i vari periodi che ci porteranno fino al mese di luglio. È partito con un primo claim, che è quello di One Flag, un'unica bandiera, che è il messaggio forse più immediato, anche più percepibile del valore della Coppa Interamnia, appunto come momento in cui le bandiere si superano e semmai ne diventano una sola. Ecco, cos'è One Flag e che tipo di percorso anche creativo porterà all'immagine di questo evento, il coinvolgimento delle scuole, il coinvolgimento degli artisti e anche di tutti coloro che sosterranno anche dal punto di vista culturale la Coppa Interamnia? Beh, si tratta di iniziative di vario genere e molteplici che hanno un filo conduttore, quindi dicevo che penso che le parole dette oggi dal sindaco siano molto importanti, perché io, avvicinandomi a questa coppa, ho scoperto che ho avuto ancora di più una vicinanza forte con Gigi Monsauti, perché ho capito insomma che fino a oggi non era così presente, no, l'istituzione pubblica, non era così conosciuta e sostenuta la Coppa Interamnia. Quindi questa presa di coscienza è un atto importantissimo, così come ha fatto la Regione, perché se non interessa ovviamente all'istituzione una cosa così importante, è più difficile proporla. Quindi questo è un bellissimo segnale che prendiamo con entusiasmo, perché è stata durissima, è stato questo percorso di organizzazione di questa di ricreare un ambiente favorevole e di promozione di questa Coppa Interamnia è stato ed è e sarà un compito difficilissimo, quindi, perché sicuramente ci sono varie cose da mettere a posto. Detto questo, diciamo, il filo conduttore che deve necessariamente e per noi essere così la linea guida del cinquantennale è quello di creare un messaggio di pace, di unione, di allegria che possa coinvolgere tutto il mondo, quindi tutti i partecipanti, ma soprattutto anche la nostra città, la nostra regione e l'Italia. Quindi questo discorso dei colori, che dovranno essere fondamentali nella realizzazione di tutto quello che faremo, e questa idea di One Flag, quindi Interamnia One Flag, che vuol dire un'unica bandiera. Ognuno potrà farsi una sua bandiera, un'idea di bandiera, perché questo vorrà dire far partecipare a questo evento con la propria creatività tutti coloro che lo vorranno fare, quindi coinvolgere giovani, anziani, ma di tutti i tipi, perché questo è il messaggio di pace che vogliamo dare. Insieme a questo messaggio di pace, quindi, allora, questo cinquantennale vuole iniziare per la prima volta, che se ne dica, un percorso di evento annuale, cioè di un evento che durante l'anno faccia crescere l'attesa per questo evento che poi si tiene nei giorni della Coppa Interamnia, ma che possa far valere durante l'anno con varie manifestazioni i valori culturali, e quindi organizzare concerti, organizzare momenti di riflessione, momenti culturali, momenti legati al cinema, al teatro, alla gastronomia, al turismo, e quindi tutti questi temi dovremo essere bravi a renderli, ovviamente a metterli in campo, adesso in tempi un po' più brevi, quindi non abbiamo tanto tempo adesso per organizzare tutti questi eventi, ma sono previsti oltre a un evento di presentazione del comitato e di tutto il progetto della Coppa che avverrà nel mese di marzo, ci saranno degli eventi di avvicinamento alla Coppa, quindi aspettando la Coppa, che saranno fatti a maggio e a giugno, e poi ci sarà il clou con un incontro con i cinque continenti, che è sempre stato il pezzo forte della Coppa Interamnia, perché ogni continente avrà una sua rappresentazione a Teramo, con dei padiglioni che rappresenteranno il mondo di ogni continente, e che proporranno, quindi, sotto tutti i vari temi, un incontro del mondo con Teramo, il nostro territorio quindi allargato, e del nostro territorio con il mondo,
per far sì che quindi eventi di natura culturale, sportiva ovviamente, ma musicale e di integrazione e di gastronomia possano attirare anche turisti e persone che vengano da fuori ad assistere a una manifestazione dove i numeri, li dicevamo prima, saranno 100 nazioni, saranno circa 300 squadre. Ovviamente sono obiettivi che dobbiamo cercare di raggiungere. Certo. Gigi è già in contatto con tutto il mondo. Io, ripeto, sono sempre straordinariamente colpito da quello che riesce a fare. Ci sarà un problema di visti, c'è un problema magari ancora un po' di Covid, ma riusciremo probabilmente ad arrivare a questo obiettivo, 300 squadre. Non so quante partite ci saranno, ma un numero incredibile, circa 10.000 almeno atleti, e quindi questi numeri, come diceva lei, comporteranno uno sforzo organizzativo e di accoglienza notevole. È in atto con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione questo progetto, un progetto pilota per far sì, ne abbiamo già parlato col sottosegretario, per far sì che il mondo della scuola, quindi i giovani della scuola, gli studenti, partecipino attivamente innanzitutto a studiare che cos'è la Coppa, quali sono i valori dello sport, vivere la Coppa e fare poi, a secondo delle particolarità di ogni istituto, un percorso operativo di partecipazione attiva all'evento stesso, di modo che i ragazzi saranno preparati a capire cosa avviene, perché per evitare quello che magari spesso accade in molti eventi, che il ragazzo partecipa, se partecipa, ma perché soltanto per un momento di svago, ma non senza capire quello che è il vero valore che quella manifestazione vuole dare. E qui il progetto pilota che vogliamo realizzare, cioè evento e mondo della scuola. Quindi come si vive un evento territoriale, che può essere sportivo in genere, ma questo a cascata anche sugli eventi nazionali, ne parlavamo con il Ministro, parli delle Olimpiadi, ma i ragazzi non sanno bene che cos'è un'Olimpiade, sanno chi vince la medaglia d'oro, chi è più forte, ma non conoscono i valori, quindi a cascata fare un progetto che possa poi essere esportato in Italia per creare questa sinergia tra mondo della scuola e quindi partecipazione dei giovani e l'evento stesso. Quindi sono progetti sicuramente ambiziosi che andremo a definire meglio, ci sono già ovviamente. Tutte le aree saranno così coordinate da personaggi importanti di quel settore, quindi del settore della musica, il settore del teatro, dell'arte, dell'artigianato, ci sarà anche un'importante mostra di artigianato, ci saranno delle mostre fotografiche, una mostra antologica della Coppa Interamnia, insomma cercheremo di far diventare Teramo in quei 15 giorni, la provincia di Teramo e anche il coinvolgimento di Pescara, L'Aquila e Chieti con un particolare momento che adesso andremo a studiare anche con i sindaci delle varie città, per appunto creare un momento di festa, ma un momento di vera cultura sportiva, ma anche dei valori dello sport. Mi ha anticipato un po' la domanda, perché io stavo per chiedere a Pierluigi Montauti qual è stato il tenore delle telefonate che ha fatto e che ha ricevuto in tutto il mondo quando ha avuto la certezza che si sarebbe fatta questa edizione del cinquantennale. Cioè qual è stata la risposta da parte di coloro che erano già venuti a Teramo, che qualcuno non vedeva l'ora di tornare, altri magari hanno posto dei problemi legati come sempre alla logistica, alle difficoltà, insomma che tutto non è come prima. Montauti, ecco, quando si è diffusa la notizia si torna a fare la Coppa Interamnia, si torna a farlo in questo stile, qual è stata la reazione del mondo che è sempre gravitato attorno a questo evento? Beh, dunque, noi gli amici che abbiamo un po' in giro per il mondo sono tutti abbastanza entusiasti di questa ripresa, di questa celebrazione. Ma non nascondiamo che alcuni hanno già rappresentato delle difficoltà di carattere economico, perché adesso viaggiare in aereo costa, la benzina costa per venire qui con i pullman, i costi sono un po' alzati rispetto a prima e qualcuno fa fatica, ma nonostante ciò noi riteniamo che il progetto così ambizioso che ha rappresentato poco fa Carlo, quando ha detto che noi vorremmo che venissero squadre da 100 nazioni, e questo è un obiettivo che ci siamo imposti, no? Speriamo di poterlo raggiungere, non sarà facile, proprio per questi motivi che ho già detto, ma anche perché alcune squadre provenienti da alcune particolari nazioni dovranno faticare per avere il visto,
perché già fino a 3 anni fa era molto difficile ottenere il visto per squadre africane, per squadre asiatiche, e quindi questi sono problemi che bisognerà superare. Però noi in quel periodo abbiamo pensato di organizzare nell'arco di 14 giorni 10 tornei internazionali, 6 di pallamano e 4 omaggi ad altri sport di squadra, come il calcio, il rugby, il basket e la pallavolo. E quindi nella pallamano vorremmo fare un torneo anche per l'handball in carrozzina, uno di beach handball, uno riservato a squadre universitarie che già sono venute negli anni scorsi, un altro riservato ai master, cioè agli ex giocatori, no? E in questo settore qui abbiamo anche qui un grande entusiasmo da parte di squadre da diverse nazioni che sono venuti da giovani e vorranno tornare, quindi ricompongono la squadra di anziani giocatori e verranno qui a festeggiare insieme a noi. C'è stato un momento in cui hai pensato non ce la faremo? Sì, ma sicuro. Gli ultimi anni in cui abbiamo fatto la Coppa l'abbiamo fatti con sofferenza, diciamo, per motivi anche economici, ma anche perché è venuto meno quell'entusiasmo che c'è stato nei periodi d'oro, diciamo, no? E poi dopo è arrivata la pandemia, che ha dato pure una intervenuta, insomma, ha dato una, come si dice, una, un colpo, una, un brutto, sì, colpo, un brutto colpo per un certo senso. Lì sembrava proprio che la Coppa non si potesse rialzare. Dopo, ecco, piano piano, parlando con lui, parlando col sindaco, parlando di qua, di là, di su, la Coppa sembra che possa veramente rinascere alla grande. Bene, e sarà così. Lucia Verticelli, le chiedo appunto dal punto di vista della Federazione Italiana anche quali sono gli obiettivi sportivi che in questo torneo si consegue, cioè una fase particolare per il movimento della pallamano, anche più in generale, all'indomani appunto della pandemia che ha fermato un po' l'attività prima totalmente, poi c'è stata una graduale ripresa. Che mondo è quello della pallamano internazionale che tornerà a riunirsi a Teramo in questi 10 giorni? Beh, sicuramente sarà un mondo molto felice, innanzitutto. E dunque, noi qualche giorno fa il Comitato e il Presidente Montauti sono venuti a Roma in Federazione a fare una visita al Presidente Federale Pasquale Lorria. Abbiamo accolto i nostri ospiti, noi insieme a Fabrizio Quaranta, un altro teramano, nonché anche lui federale, con un grosso entusiasmo e molto contenti, soprattutto da parte mia e da parte di Fabrizio, perché siamo due teramani cresciuti con la Coppa Interamnia. Quindi noi ci aspettiamo molto, ovviamente noi siamo di parte, però anche il Presidente ha dato grossa disponibilità per quanto riguarda un aiuto da parte della Federazione, sia per portare delle nazionali, sia per altri aspetti logistici che poi insomma verranno chiariti in seguito. E noi che comunque siamo di Teramo siamo i più contenti di tutti, oltre che vedere la nostra città con il nostro sport preferito che si rianimerà anche quest'anno. Lo diceva prima Limoncelli, tanti giovani hanno poi scelto la pratica agonistica della pallamano partendo dal ruolo di semplici spettatori dello straordinario evento della Coppa Interamnia di questi 50 anni. Ecco, voi avete insomma anche un'idea di reclutamento, anche se il termine è un po' brutto, che parte proprio in questo periodo, cioè, voglio dire, la federazione sarà presente con insomma anche la possibilità di regalare a chi si avvicina alla pratica sportiva della pallamano delle opportunità, insomma, un supporto per capire come iscriversi, come partecipare, come avvicinarsi a questo sport. Cioè, assolutamente sì, perché noi comunque l'obiettivo della federazione quest'anno, in tutti gli anni in cui c'è questo governo, è stato sempre quello di diffondere la disciplina fra i giovani. Io, che ho anche la delega al sociale e al wheelchair appunto, sono molto contenta di questo, perché per me lo sport deve partire dal basso, soprattutto dalle scuole, e noi stiamo lavorando molto su quello. Ovviamente sul nostro territorio ci sarà una grossa attenzione.
Certo è che noi in quel periodo abbiamo le finali nazionali, anche giovanili, dei campionati giovanili a Misano Adriatico. Quindi da lì ci sposteremo poi in massa alla Coppa Interamnia, sperando che tanti giovani che faranno Misano Adriatico verranno poi con le loro società a partecipare anche alla Coppa Interamnia. Io chiedo proprio a Limoncelli, ma c'è una nuova generazione che si avvicina, perché Teramo insomma è stata anche una capitale di risultati nella pallamano a livello nazionale e anche internazionale, insomma le vostre squadre hanno vinto praticamente tutto, perché pallamano in Abruzzo è stata sempre Teramo, poi insomma a livello mondiale ci sono state anche delle importanti affermazioni di singoli atleti con la maglia azzurra, ma anche delle squadre della città. C'è questa continuità rispetto alla vostra generazione tra i giovani, e quanto contribuisce naturalmente la Coppa Interamnia a tenere un po' vivo questo turnover nella pallamano regionale e teramana in particolare? Ma sì, la Coppa sicuramente aiuta, anche se devo dire che in questi ultimi anni insomma, abbiamo perso un po' di generazioni, i giovani si avvicinano sempre meno allo sport e cito un particolare che 2 anni fa mi ha colpito moltissimo. Durante la Coppa parlavo con un allenatore, ci ho giocato anche insieme, e mi diceva: siamo scesi dal pullman, e praticamente un ragazzo che gli chiedeva: ma noi dobbiamo giocare qui, cioè si chiedevano che potevano giocare su un cemento oppure, cioè è cambiata anche questa filosofia, il ragazzo di adesso vuole il parquet, vuole, invece non capisce che la Coppa Interamnia è proprio quello, cioè nel senso è aggregazione, e comunque si è perso un po' questo. Nel teramano si sta ricostruendo qualcosa, però è sempre più difficile, chiaramente abbiamo difficoltà perché comunque gli altri sport reperiscono più di noi, però insomma c'è difficoltà in regione, noto. È anche un momento di grande aggregazione giovanile, nascono amicizie, nascono amori internazionali alla Coppa Interamnia, cioè, ma è bello anche questa, insomma, questa spinta di vitalità, quanto è utile anche per le tante storie che poi si intrecciano in modo transnazionale tra questi ragazzi, che poi durano anche negli altri periodi dell'anno, e ci si ridà magari appuntamento a Teramo per l'anno dopo. È ancora così? Qualcuno si sposa pure. Abbiamo tantissimi, sì. C'è gente proprio che si ripropone per ritrovarsi l'anno dopo, cioè sono creati anche matrimoni, cioè, nel senso, questi sono i tanti risvolti dei 50 anni di Coppa Interamnia. Ci vediamo tra pochissimo per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per parlare dei tanti aspetti della 50esima edizione della Coppa Interamnia. Ce n'è uno che è poi anche legato al fine ultimo tra i tanti che questa manifestazione si propone, in questo caso al servizio del nostro territorio, vale a dire la promozione turistica, la promozione del territorio. Su questo chiedo a Carlo Antonetti su che fronti si sta lavorando. Carlo Antonetti, che ricordo è presidente del comitato organizzatore del cinquantennale, quali sono le sinergie anche con la strategia più generale di promozione dell'Abruzzo, dell'Abruzzo interno, del teramano, anche e soprattutto delle zone che sono state colpite dal sisma e che hanno bisogno di un rilancio di immagine. Ecco, promozione del territorio per i tanti che conoscono Teramo attraverso la sua provincia, il suo territorio, attraverso la Coppa Interamnia. Sicuramente questo è un aspetto importantissimo e fondamentale, uno degli obiettivi più importanti che ci siamo prefissati, perché la Coppa è veramente lo strumento per eccellenza di poter giungere a una serie di stakeholders incredibili, perché da tutto il mondo praticamente abbiamo già dei contatti avviati, perché sono le squadre che partecipano, e quindi stiamo cercando adesso, peraltro la vicepresidente del comitato organizzatore è una grandissima esperta di turismo, la professoressa Carmen Bizzarri, che è una docente, una professoressa dell'Università Europea di Roma, ma è teramana, perché faccio una parentesi. Quando abbiamo iniziato questa nostra idea abbiamo voluto far sì che accanto al comitato organizzatore ci fosse un comitato scientifico di grandissimo valore, che è formato da persone di grande prestigio, come abbiamo detto, e che rappresentano sia il nostro territorio, ma abbiamo voluto anche allargare a persone che erano
sì teramane o del nostro territorio, ma che hanno fatto esperienze professionali importanti fuori, e che è stato incredibile capire come, quando gli abbiamo parlato di Coppa, si sono aperti tutti i mondi, perché l'avevano vissuta da piccoli, chi ha un'età, chi un'altra, con una partecipazione o l'altra. Penso a al dottor Roberto Zecchino, penso alla stessa Carmen Bizzarri, a Carlo Rodomonti, insomma a tutti personaggi importanti. Quindi, detto questo, il turismo. Allora, noi vorremmo innanzitutto promuovere, no, le nostre bellezze del territorio, che sono fatte dai parchi, dalle riserve dell'entroterra, ma anche del mare, creando dei pacchetti turistici che possano essere ovviamente usufruiti non solo da chi è interessato direttamente alla Coppa, e proporre questi pacchetti che prevedano dei tour, no? dei percorsi molto particolari, perché il nostro turismo è un turismo che secondo me può andare molto oggi nell'idea del turismo mondiale, perché non c'è più solo la ricerca del turismo 5 stelle, diciamo così, ma c'è la ricerca di un turismo che abbia un contatto diretto con la natura. E anche quindi... perché, mi scusi, io interrompo, c'è anche il tema che Montauti conosce, ma conoscete voi meglio di me, degli accompagnatori di questi atleti che devono stare due settimane, magari non hanno l'idea tutto... di vedere la palla a mano dalla mattina alla sera, quindi è un'opportunità, perché è un fatto di numeri. Se noi intercettiamo 300 squadre, adesso faccio un ragionamento banale ma che può dare l'idea, se noi ragioniamo che ogni squadra possa avere quattro genitori accompagnatori, per esempio, no, di questi ragazzi, avremo già, facendo una moltiplicazione, circa 2.000 persone che possono essere ospitate. Se sono stimolate ad avere già un percorso, sicuramente tutto l'Abruzzo ne beneficerà, quindi dall'area montana all'area diciamo collinare e marittima, e questo ci consentirà di promuovere anche i nostri prodotti. Stiamo ragionando su operazioni di marketing anche sotto questo profilo, e quindi fare un'eccellenza di prodotti mirati, no? Esclusivi, prodotti per la Coppa. Insomma, stiamo cercando di fare questo progetto che possa essere appetibile per i turisti, possa rappresentare bene il nostro territorio e possa, ecco, dare questa idea che comunque anche da noi si può fare sistema in modo manageriale. Faccio adesso un piccolo passo indietro, perché volevo ringraziare Lucia Verticelli, perché è stata veramente gentilissima organizzare questo incontro con il Presidente della Federazione insieme a Fabrizio Quaranta, che sono i nostri rappresentanti, no, del territorio della Federazione, perché la Federazione rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita di qualsiasi manifestazione, soprattutto dello sport, che rappresenta come la palla a mano. E quindi il Presidente è stato veramente cortese e disponibile, quindi speriamo di poter fare sicuramente, grazie anche a loro, uno step di crescita e di anche da un punto di vista organizzativo, perché ovviamente dovremo essere pronti sotto il profilo anche sportivo a rendere questi campi, noi abbiamo detto, una specie di foro italico, cioè vorremmo realizzare quindi dei campi adeguati alla manifestazione che andiamo a fare e al livello che vogliamo dare, anche perché siamo in contatto con dei media partner importanti. Ovviamente per noi Rete 8 è sempre la preferita, ma anche a livello nazionale stiamo cercando di avere dei media partner che possano promuovere la Coppa e quindi meglio comunicare per i partner privati questa nostra manifestazione. E qui ci siamo, perché io le stavo proprio per chiedere, ho detto, vabbè, voi avete ovviamente un sostegno importante da parte delle istituzioni, ma diciamo di qui a luglio, soprattutto se ci sono delle imprese che hanno in mente un'idea di internazionalizzazione, c'è la possibilità di entrare a far parte del pool di sponsor dell'evento in una forma o nell'altra, insomma essere amici, partner della Coppa Interamnia, valorizzare i propri prodotti, i propri marchi in un contesto di un evento così importante? Ma io direi che più la possibilità, c'è l'obbligo da parte delle imprese di partecipare, ovviamente tra virgolette, perché noi stiamo adesso creando un prodotto commerciale che sia innanzitutto un prodotto commerciale che sposa il progetto. Quindi questo progetto, che ha dei contenuti così importanti di pace, di integrazione, di solidarietà, oltre che sportivi,
Quindi aziende che possano intanto partecipare a questa prima fase di start-up, diciamo così, del progetto, e quindi legare insieme a queste istituzioni così importanti come i ministeri, si parlava prima dei visti, abbiamo adesso un accordo, stiamo facendo, che forse sottolineeremo anche con l'aiuto della federazione, con il Ministero degli Esteri, per far sì che le ambasciate possano essere più pronte ad accogliere e a dare visti alle squadre di cui, che ne hanno bisogno. Quindi stiamo con anche il Ministro Abodi, abbiamo fatto questo ragionamento di coinvolgere anche gli altri ministeri, anche quello del turismo, oltre che le istituzioni regionali, per far sì che questo sistema aiuti la partecipazione di dopo le Olimpiadi, direttore, non esiste una manifestazione che fa partecipare rappresentanti di 100 nazioni, quindi è una cosa straordinaria, no? Che dobbiamo riuscire a fare, e questo ci serve il servizio, ci serve l'aiuto ovviamente di chi ha gli strumenti istituzionali per farlo, perciò il sistema deve funzionare, perché insieme siamo più forti, da soli non andiamo da nessuna parte. Siamo quasi in chiusura, però io vorrei lasciare a Pierluigi Montauti l'ultima parola per parlare, e torniamo qui al tema iniziale, del significato altamente politico, ma lo dico nel senso alto della parola, di questo evento, di un vero e proprio festival mondiale della solidarietà, dell'amicizia tra i popoli. Ecco, che ruolo hanno, adesso abbiamo parlato degli sponsor privati che pure saranno determinanti, che ruolo avranno le ONLUS, l'hanno avuto in passato e che avranno anche quest'anno? Cioè, quali sono i vostri partner etici in qualche modo delle attività della Coppa Interamnia, e quali rapporti avete già avviato, e quale sarà il loro impegno, proprio per avvicinare un po' più ai temi sensibili la gioventù, che sicuramente sarà presente a terra, ma che avrà l'attenzione per la propria attività agonistica, ma anche su temi molto più a volte dimenticati nella loro agenda di vita, come la pace, la solidarietà e il sostegno all'ambiente, anche alle tante battaglie per i diritti. Sì, ma noi da anni godiamo del supporto dell'UNICEF, di Amnesty International, del WWF, ma anche delle comunità che ci sono qui da noi, venezuelana, quella del Senegal, quella islamica, che stanno con noi, collaborano, aggregano i loro associati, partecipano alla grande parata inaugurale, partecipano alla grande festa in cui si amalgamano con tutti gli altri giovani, con tutti i dirigenti, con tutti i genitori di questi ragazzi che vengono, e sono anche tanti, soprattutto dal nord Europa, dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Francia. È tutta una grande famiglia che si riunisce nel nome dell'amicizia, nel nome dello stare insieme, quindi della solidarietà e quindi della pace. Noi un anno, non ricordo bene in che anno, abbiamo composto due squadre della pace, dove abbiamo messo insieme, in queste squadre, atleti di nazioni in conflitto tra di loro, l'ha detto lei poco fa, ma è stata una cosa bellissima. Questi ragazzi sono stati insieme per una settimana e quando sono partiti piangevano. Io ho visto il palestinese che salutava l'israeliano e piangeva quando si sono salutati. Ma ci sarà il miracolo, glielo chiedo un'altra volta, Montauti. Solo lei lo può fare, questo miracolo. Erdogan non c'è riuscito. Adesso ci proverà qualcuno, Macron. È lo sport che fa questo miracolo, non è Montauti che fa. Noi li faremo venire a terra con questi personaggi per capire che lo sport, come ha fatto sempre, lo possa fare. Solo una piccola parentesi su questo tema, perché questo è un tema delicato che va affrontato nei modi giusti, perché quello della pace va affrontato nei modi giusti, però io penso che appunto il fatto che Teramo l'abbia già vissuto e lo abbia messo in campo è una testimonianza che deve essere d'aiuto in un momento in cui, anche di insegnamento, in un momento in cui forse, come diceva lei all'inizio, si è un po' capovolto il valore dello sport e degli eventi culturali nei rapporti con la guerra. No? Sì. Noi vorremmo ripristinare forse che la cultura, che lo sport deve andare oltre, deve essere anche un momento forse di sospensione di questo problema. Quindi noi dovremmo essere molto attenti. La tregua olimpica, bravissimo. Quindi chiedo scusa, non ho tolto la parola. No, volevo dire, questa è la magia della Coppa, non sono io, è la magia della Coppa, che sono
Amici ucraini, amici russi, vi aspettiamo a Teramo. Insomma, questo lo possiamo dire adesso. Adesso aspettiamo cosa accadrà, nella speranza che sia magari il giorno della sfilata, sarà anche il giorno in cui, tra le tante bandiere, come ci sarà sicuramente la bandiera della pace, sarà anche una bandiera unica che accomunerà queste comunità che sono in conflitto, così come le tante in tutto il mondo, così come è nella storia di questi 50 anni. Grazie Antonetti, grazie Montauti, Verticelli e Limoncelli, grazie ai nostri telespettatori, al sindaco D'Alberto che ci ha lasciato prima, ma che insomma ha qualificato molto anche la trasmissione di questa sera. Insomma, noi continueremo, come ha detto Antonetti, ad accompagnare dal punto di vista della comunicazione la corsa verso questo evento, questa corsa che è partita lunga, come ho detto all'inizio, ma che si avvicina uno sprint molto importante verso il mese di luglio, quando si terrà, ripeto, in Abruzzo uno degli eventi più importanti di quest'anno, il 50° della Coppa Interamae. Grazie e arrivederci.